Nella giornata di oggi, presso l'Aula Socrate della Direzione Generale della SL di Taranto, l'Unione Sindacale di Base ha convocato l'Assemblea dei lavoratori del 118 della Sanità Service. Un incontro cruciale per discutere le molteplici assenze estive che hanno messo in ginocchio il servizio 118 nel territorio ionico. Una situazione che evidenzia il rischio di un ritorno alle associazioni di volontariato dovuto al mancato completamento dell'organico. Ai nostri microfoni Alessandro Damone, del Coordinamento Nazionale USB. Finito il periodo estivo delle ferie, è chiaro che è d'obbligo fare il punto della situazione con tutti i lavoratori, perché comunque sul tavolo ci sono dei temi abbastanza importanti e scottanti che già abbiamo intrapreso dall'inizio dell'internalizzazione nel maggio 2023 e che comunque per una serie di motivi contingenti non sono stati comunque affrontati. Ed è chiaro che in virtù di questo i lavoratori purtroppo subiscono una serie di congetture che li mettono in una condizione di non espletare il servizio in maniera fluida, in maniera tranquilla. Quindi è chiaro che tutto questo frattempo abbiamo prodotto delle proposte che servono per migliorare il servizio, per dare un po' respiro ai lavoratori, che sono quelle sia delle assunzioni e del completamento dell'organico, perché è un deficit che purtroppo dall'inizio dell'internalizzazione non è stato affrontato né completato e quindi ha creato una serie di servizi, al fatto di produrre un regolamento sacrosanto e definitivo che possa, appunto, scusate il gioco di parole, regolamentare tutto il servizio e quindi renderlo più fluido. Oltre questo, oggi ci riuniamo per un tema importante che è quello dell'orario di lavoro, in virtù del fatto che prima dell'estate avevamo un orario di lavoro, durante l'estate è stato cambiato per esigenze appunto di mancanza d'organico e quant'altro, e adesso chiaramente ritorniamo qui per decidere se ritornare al vecchio orario o comunque continuare con questo orario che ha prodotto, seppur tra le tante difficoltà, ha prodotto comunque dei benefici. Quindi USB sarà a favore del mantenimento di questo orario prodotto per il periodo estivo, ma sarà a favore anche perché è la volontà dei lavoratori. Chiudiamo su un aspetto: è chiaro che per gestire un servizio come quello che è il 118, che è un servizio particolare, un servizio che non è sempre scontato, che può innescare scenari particolari in qualsiasi momento, è chiaro che ci vuole innanzitutto l'organico completo, poi ci vuole una struttura definitiva che possa gestirlo, perché è impensabile gestire 400 lavoratori senza avere una struttura, ed è chiaro che ci vuole un regolamento che è messo a disposizione dei lavoratori, che appunto il regolamento che serve gestire al meglio questo servizio, che è un servizio veramente pieno di sfaccettature, pieno di contingenze che si possono innescare da un momento all'altro.